Salve a tutti ragazzi e bentornati al LOL Club. Io sono Padman e oggi sono qui per mostrarvi il nuovo aggiornamento, il nuovo snapshot della 17ª settimana. Iniziamo subito con dei blocchi nuovi, almeno versioni di blocchi nuovi. Sappiamo tutti che le assi di legno, messe tre orizzontalmente, creavano questi slab. Ora si chiamano Oakwood Slab. Io gioco in italiano, quindi presumo che per la versione finale della 1.3 il nome verrà messo anche questo in italiano. Hanno messo, dicevo, lo slab anche per gli altri tipi di legni. La Jungle Wood Slab, il mezzo blocco, delle Birch Wood Slab, non mi ricordo adesso il tipo di legno, scusate, però comunque per ogni tipo di legno vedete che c'è quello che volgarmente si dice lo scalino, comunque il mezzo blocco. Come vedete fanno anche il suo bel effetto, dai, vicino alla scala, fanno proprio a scala. Magari il prossimo aggiornamento sarà proprio la scaletta. La scaletta, ovvero questo in un solo blocco, però già adesso mi sembra un buon aggiornamento, dai. Preannuncia bene questo 1.3. Proseguiamo, in Minecraft ho sentito dire molto, soprattutto da gente famosa che non voglio fare nomi, ma non perché non ci sia niente di male, solo perché non mi va di fare nomi, far pubblicità agli altri, quindi diciamo che si sono sempre lamentati perché i libri non servivano a niente, erano solo per decorazione, e le case con decorazione magari una libreria, mentre il blocco di legno, di libro in questo caso, non serviva a niente, serviva proprio solo per fare questa, come si chiama? Per fare la libreria. Ora hanno il miglior aggiornamento di sempre, quasi una cosa che magari piacerà molto alle custom map. Un libro, Book and Quill, ovvero libro e calamaio, modo per scrivere, infatti la penna per scrivere e il calamaio. Ci permetterà di scrivere. Ovviamente il crafting è molto semplice, basta questi tre oggetti: sacca di inchiostro che droppa degli squid, la piuma che droppano i polli e il libro che si crea con i fogli fatti dalle canne di zucchero. Questi tre oggetti possono essere messi in qualsiasi modo. Faccio vedere che in qualsiasi modo potete metterli. Io adesso lo sto facendo un po' in tutti i modi, poi comunque ci sono un sacco di modi e creerà sempre questo Book and Quill. Book and Quill, diciamo che è molto bello, dicevo come prima, per le custom map, perché facendo tasto destro col mouse, avendolo in mano, possiamo scrivere quello che ci piace, quello che vogliamo. Qualsiasi cosa con un massimo. Adesso qua vedete la pagina. Fino a un massimo di 30, no, di più, 40, no, di più, 50 pagine, dove possiamo scrivere qualsiasi cosa. Alla fine, premendo su Sign, noi potremo mettere il titolo del libro. Anche questo a nostro piacere. Facendo questo, ricordate che il titolo non può essere modificato in seguito. Nel caso volete modificarlo, dovrete creare un altro libro. Quindi, beh, facendo se firma e chiudi, anche questo ancora in inglese, magari miglioreranno, avremo questo libro sbrilluccicante che, come vedete, il nome avrà il titolo che abbiamo dato noi, by da chi l'ha creato. In questo caso io, Batman. Sta diventando anche notte. Vabbè. Comunque, un buon aggiornamento a mio parere. Oltre a questo, solo bug fix sulla chat. Vari bug che si creavano con determinati materiali e a mio parere una cosa nuova che magari c'era nella scorsa versione ma non ho notato. Obiettivi, non si chiama più obiettivi ma si chiama conquiste, i vecchi achievement. Un altro sempre nel menu è il fatto che la musica e il suono non ha percentuale. O è un bug per aver messo la lingua italiana o comunque l'hanno tolto, quindi dovremmo andare un po' ad occhio per dire un po' il volume.
I settaggi della chat che non, diciamo che non ho fatto proprio caso all'ultimo aggiornamento, quello che è uscito con la chat, con tutti i comandi, opacità, i colori, la possibilità di mettere i link, tutte cose che diciamo che in single player non hanno molto, non servono molto come colori, link, così. Magari come block notes per ricordarsi e scrivere qualcosa. E la possibilità comunque di cambiare lingua dal menu. Vedete? Tutte le lingue. Vabbè, diciamo che un po' lunghetto magari come aggiornamento. Un po' lunghetto da parte mia, scusate comunque. Ma dei blocchi nuovi e il libro, secondo me sono... Ops. Scusate, vabbè, secondo me sono buoni aggiornamenti che preannunciano bene il futuro di Minecraft. Quindi, che dire, speriamo che la 1.3 esca presto e niente, ci vediamo al prossimo video, qui da Padman è tutto e il LOL Club vi saluta, quindi ciao ragazzi!